Mercoledì 21 marzo 2018 si è svolta a Milano presso il Centro San Fedele la presentazione del libro Karl Marx, il dialogo ritrovato di un cristiano sociale, edito da Aracne Editrice. Nel volume l'autore, il sociologo Salvatore Vento, immagina un'intervista al filosofo in occasione dell'abbattimento del muro di Berlino, in cui le domande e le risposte si ispirano al rapporto tra l'ideologia marxista pura e la trasformazione di essa effettuata dai partiti e dagli stati. Oltre all'autore, all'appuntamento sono intervenuti il responsabile dell'associazione Rosa Bianca, Fabio Caneri, Sandro Antoniazzi, presidente dell'associazione Convivialità, il caporedattore di Aggiornamenti Sociali Giuseppe Riggio e il professore di storia contemporanea della Libera Università di Lingua e Comunicazione IULM, Guido Formigoni. Questo non è un volume accademico o filosofico sulle idee di Marx, è un'intervista immaginaria in cui io faccio delle domande e Marx risponde sulla base dei suoi scritti. La tesi principale è la distinzione tra il pensiero di Marx, che è stato un pensiero forte, che ha abbracciato quasi tutti i campi delle scienze sociali, invece dall'altra parte le interpretazioni o meglio le ideologie che a Marx si richiamavano e che sono sintetizzabili nel marxismo-leninismo, soprattutto dopo la rivoluzione bolscevica del 1917. Marx era essenzialmente un libertario, cioè i suoi scritti, e soprattutto gli scritti giovanili, si basavano molto sull'idea di liberazione, liberazione da ogni forma di oppressione, mentre abbiamo visto che le realizzazioni concrete negli stati che a partire dall'Unione Sovietica hanno assunto l'idea di Marx l'hanno trasformato in ideologia totalitaria che contrastano secondo me appunto invece con i principi ispiratori di Marx che dobbiamo sottolineare è morto nel 1883 quindi lui non può, a lui non si possono addossare le colpe del marxismo leninismo che è venuto appunto soprattutto nel XX secolo e che ancora oggi con questa sigla ci sono paesi come appunto la Cina che vediamo che non hanno nulla a che fare appunto con questa idea forte di liberazione dell'uomo dall'oppressione. Il taglio affrontato da Salvatore Vento è un taglio interessante perché parte da un dialogo immaginario con Carlo Marx e in qualche modo giunge ad approfondire tanti aspetti della vita attuale a partire da letture, approfondimenti che potevano essere in qualche modo intrapresi già nei percorsi sia nel XIX secolo sia anche nel percorso che ha avuto modo di affrontare Karl Marx. E c'è una profonda attualizzazione sia per quanto riguarda il percorso di Chiesa sia per quanto riguarda il percorso civile, politico rispetto a tante tematiche. Tematiche come l'economia, come il lavoro e come affrontare alcuni problemi emergenti che via via sempre più toccheremo con mano. Quindi si parla per esempio approfonditamente di quelli che sono i temi sociali, quindi la mancanza di lavoro che in qualche modo ci porta a misurarci con una nuova dimensione sociale, fino ad arrivare a delle dimensioni dell'economia che, come per il Magistero di Francesco, si mette di fronte ad un'economia che in qualche modo fa una scelta di profitto e in qualche modo generando uno scarto che non è solo economico, ma è anche in qualche modo un emarginare le persone che vogliono essere
pienamente partecipi della vita sociale, politica ed economica del paese. Parte da Marx, ma un tema sempre presente, cioè è il problema dell'alienazione nel lavoro e nella società, quanto questa alienazione sia religiosa, quanto invece dipenda dalle condizioni sociali di questa società. Per Marx la religione era un'alienazione, ma sicuramente erano più importanti le alienazioni che nascevano dal lavoro, dallo sfruttamento, dalla condizione di oppressione dei lavoratori, da cui nascevano un po' tutte le altre alienazioni. Ora, lasciando stare cosa pensava Marx della fede e cosa ne pensiamo noi, però invece la critica di Marx alle alienazioni, quelle del lavoro, quella della società, mi sembra che abbiano sempre qualche cosa da dirci, non sono mai finite. Oggi probabilmente sono più quelle del consumo magari che quelle del lavoro, ma la cosa importante da capire nel discorso di Marx che l'alienazione dei consumi non è separata da quella del lavoro. La condizione del lavoratore non è una condizione libera, quindi poi non può affrontare neppure liberamente le altre questioni. L'interesse del libro sta, a mio parere, nel recupero un po' controcorrente della figura di Marx, con questo artificio retorico molto fluido, molto interessante del dialogo immaginario. Il libro approda a valorizzare quello che in Marx è la critica alla società esistente, lo smascheramento delle mistificazioni, ma anche in qualche modo l'apertura verso una prospettiva di etica di fraternità, di incontro delle diversità. L'autore Salvatore Vento insiste sul fatto che Marx prende in qualche misura le distanze da tutti quelli che l'hanno utilizzato nella storia e quindi si apre questa possibilità di un incontro con un pensiero di altra matrice, che è il pensiero cristiano sociale, a cui l'autore si dichiara affezionato, citando anche appunto gli interventi degli ultimi papi per approdare appunto a Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, e alla prospettiva in qualche modo di aprire processi di cambiamento, e su questo metodo in qualche modo il libro si chiude, aprendo appunto poi la prospettiva di un possibile impegno.